il sistema di scelta vede due opzioni, come dicevo, maggioritarie. L'una è quella che prevede che in occasione delle consultazioni regionali ci possa essere una sorta di listino nel quale indicare i consiglieri regionali che faranno i senatori, e un'altra ipotesi che è quella che riguarda la possibilità di adottare. Io lo chiamo il sistema francese, ma in realtà è il sistema francese soltanto perché ad eleggere consiglieri regionali e sindaci è una platea molto ampia composta da sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali e deputati Ed della è, regione. Sì. si troverà il punto di sintesi anche con la minoranza PD, elezione alla francese o elezione diretta? Ci può giurare. Il modello francese è una delle possibilità, direi una possibilità seria. Grazie. Senta, Renzi dice prima lettura entro fine giugno, ce la farà? Ma io credo sia una prospettiva molto realistica. Lei è l'ideatore del sistema elettivo alla francese, ma riuscirete a trovare una quadra con la minoranza del PD? Io ho, diciamo, fondato ottimismo che coloro i quali hanno sostenuto il DDL di Chiti, che sono 19 senatori del Partito Democratico, 19 su 108, credo che possano arrivare a questo tipo di scelta, di elezione. Appunto, che è indiretta, che è di secondo grado, ma che però è altamente, altamente rappresentativa. La minoranza del PD resta sulla sua posizione, ossia un senato direttamente elettivo? Mi pare di sì, perché il problema della elettività del Senato è una questione che voleva sollevare una risposta che non ha avuto, cioè come si fa a attribuire le garanzie per tutti, le leggi costituzionali, sostanzialmente soltanto a una Camera eletta con sistema maggioritario, che può funzionare per il governo ma non per le garanzie per tutti i cittadini. Se il Senato deve ancora affrontare le questioni costituzionali, l'elezione del Presidente della Repubblica e quant'altro, è bene che abbia una forte legittimazione. La legittimazione popolare con la proporzionale è forte. Qualunque DDL, qualunque proposta emendativa, qualunque volontà emerga all'interno della Commissione per rendere ancora oggi e prossimamente il Senato elettivo ci troverà d'accordo. Il modello francese potrebbe essere una soluzione. Il modello francese ha un sistema di contrappesi che in Italia con questa architettura costituzionale sfaserebbe completamente.